Certo, sì, sono contento per il gol, però sono anche molto più contento perché la squadra ha potuto fare quello che volevamo fare, giocare, creare situazione e fare dei gol. Primo tempo è iniziato bene, perché l'Atalanta è passata in vantaggio, poi c'è stato il gol del Sì, pareggio e... sento che abbiamo dominato la partita, è vero che abbiamo sbagliato 2 o 3 volte, abbiamo generato situazione per loro, però per fortuna abbiamo potuto fare una buona gara, stare con la concentrazione giusta e adesso a pensare alla prossima partita che sarà importante. Il mister nel primo tempo vi diceva state calmi. Certo, sì, piano piano, partita a partita, stiamo bene, siamo contenti, questo fare dei gol serve per la fiducia, serve per stare lì nella classifica, ancora sumando da 3 punti, e lo speriamo ragazzi, la prossima partita a fare ancora bene. Ecco la prossima partita, Sarà la una partita, sì, perché sarà una insomma contro la partita capolista. sì, con una squadra che giocano bene, però noi stiamo bene, speriamo fare una buona gara e portare avanti. La classifica l'avete guardata questa sera? Sì, la verità è che sempre, però pensiamo in partita a partita a prendere da 3, così si fa più leggera, non facciamo tanta Luis, il pressione. mister dice non ci sono partite facili in generale, soprattutto quest'anno, perché tutte le squadre, insomma, riescono a dire la loro in campo, riescono a mettere in difficoltà anche quelle che occupano le posizioni d'alta classifica. Certo, sì, e dopo ogni partita è diversa, però oggi abbiamo saputo riuscire a giocare bene, avere il possesso palla, a creare le situazioni e per fortuna stiamo contenti con la partita che abbiamo fatto e perché abbiamo fatto bene. Chiudiamo con il tuo gol. Eri lì, pronto a sfruttare questo pallone che è arrivato dal calcio Però d'angolo. la partita scorsa mi aveva trovato con la stessa palla, solo che non ho potuto calciare. Questa volta, per fortuna, sono riuscito a calciare e a fare il gol.